festa dei nonni. Già, perché anche i nonni hanno una loro festa. Forse non tutti sanno che questa festa è stata istituita addirittura in Italia con la legge 159 del 31 luglio 2005. Questo proprio perché, per sottolineare l'importanza del ruolo dei nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. La nostra associazione... Grazie. L'Associazione Pensionati di Gussago, in collaborazione con l'Oratorio San Filippo Neri e con l'impegno determinante di tanti amici, anche quest'anno ha voluto ricordare questa data, con un evento che sicuramente apprezzerete moltissimo, un evento che ha come titolo Nonni e Nipoti, Sposi di Ieri e di Oggi. Vuole essere una sfilata degli abiti da sposa, proprio di ieri e di oggi, in un'ottica di recupero della tradizione e nel segno della continuità affettiva. D'altra parte, i nonni sono tali perché ci sono i nipoti e viceversa, i nipoti sono tali perché ci sono i nonni. E questa sfilata vuole mettere in evidenza il filo conduttore che lega appunto i nonni e i nipoti. Sapete voi qual è? Ve lo dico io, il matrimonio. Oggi non si è più abituati ad associare la parola matrimonio alla parola per sempre, bensì ad altre come crisi, difficoltà, ostilità, rinunce e fine. Abbiamo voluto invece realizzare questa serata non tanto per mostrarvi degli abiti, ma per evocare bellissimi ricordi, rispolverare e riscoprire un passato che in quel giorno, profumava di gioia, entusiasmo, speranza e progetti. E questa sera ci tuffiamo proprio in un trascorso dal sapore storico. Ammireremo questi abiti anni 40, 50, 60, 70, 80, 90, per poi salutare anche il nuovo millennio. Ieri come oggi, oggi come ieri. Facendo sfilare questi abiti vorremmo ricordare la magia di quei momenti e dare forza alle motivazioni che da sempre reggono una scelta così importante. Speriamo allora che al termine di questo defilé a qualcuno venga la voglia di dire: casomai un giorno mi sposo, o forse anche, ma dai, mi risposo. A questo punto è doveroso un ringraziamento agli sponsor che hanno collaborato fattivamente alla buona riuscita di questa serata. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la parrocchia, l'oratorio e il centro anziani. Passiamo poi alle aziende. Elena Pavan, parrucchiera. Estetica Moira con Elisa. Fotopier Franciacorta. Loda Vivai, Officina del Fiore, Ok Capelli con Luisa, Zubini Piante e Fiori. Non possiamo poi dimenticare le persone che hanno collaborato volontariamente a questa serata: Lucia, Fabiana, Elena, Denise, Petra, Aloisio, Gabriele, Paolo, Pippo. Un ringraziamento particolare alla famiglia Provezza che ha fornito questa magnifica topolino. E al signor Ferrari, Mario Ferrari, per la Vespa. Inoltre un ringraziamento va anche a Lara, Franca, Chiara, Manu, Elena, che purtroppo questa sera non c'è perché aveva un altro impegno, Terry e nonna Franca per lo stilo. Ecco, questa è stata una bella occasione
che ci ha dato la possibilità di conoscere persone nuove, di avviare nuove collaborazioni e hanno in pratica arricchito quello che è il nostro senso di comunità. A questo punto possiamo iniziare con la sfilata. Allora, i nostri giovani modelli questa sera saranno accompagnatori dei secoli. Dovranno accompagnare le ragazze affiancando stili, forme e colori diversi. Un primo pensiero quindi dedicato a loro. I loro abiti questa sera non saranno al centro dell'attenzione, ma la versatilità e la velocità con le quali cambieranno dama ci permetterà di compiere il nostro viaggio nel tempo. Uomo e donna si completano nel loro andare, nel loro stare, nel loro essere. Un applausino per i ragazzi adesso, grazie. Iniziamo quindi con gli anni 40 e 50. Siamo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. La tradizione vuole che il giorno dopo la cerimonia parenti stretti e sposi si incontrino per un pranzo conviviale chiamato sposino. Ecco allora che in casa si cuciono due abiti, uno per il giorno del sì ed uno per i festeggiamenti successivi. Abiti corti al ginocchio e comunque sempre sopra la caviglia, di raso lucido o di seta, maniche a tre quarti, velette corte e ricami sobri, punto vita alto e segnato con cinture, fasce, nastri, fiocchi, fili, abiti amati dalle ragazze più trendy. Proseguiamo con gli anni 50. Amore, amore, su di me.
provincia di Rosa. Festa dei nonni, sfilata particolare, e come non ringraziare una coppia particolare, i signori Rosati, Maria e Gaetano, che hanno festeggiato il loro 60esimo. Auguri! Accompagniamo questa uscita ancora con un applauso. Grazie. E stanno ora per sfilare gli anni 60, il decennio 1960-1969. Sono anni strepitosi e coinvolgenti, ricchi di avvenimenti, di storie e di personaggi. Sono tante le mode che videro la luce in quel periodo, dalla minigonna di Mary Quant alla rivoluzione del costume. Le gonne, sulle quali sbocciano i primi fiori, cominciano ad allungarsi e fanno capolino i primi cappelli che osano sostituire le velette. E per chi ha coraggio, ecco anche i primi veli lunghi, abiti dalle pieghe scultoree, permeati da un'eleganza retro, linee scivolate, morbide e semplici, e all'orizzonte si intravede già l'epoca dei figli dei fiori. Paura di darmi
La decade 1970-79 propone abiti lunghi e sottili, maniche svolazzanti dal sapore hippie, uno stile intrinseco, espressione di quel movimento sociale e culturale che ha portato alla libertà di espressione, il contatto con la natura e la buona musica. I fiori nei ricami sono all'ordine del giorno, perché rappresentano in toto il movimento hippie, sogno di pace e libertà. Capelli sciolti, morbidi e molto naturali. Insomma, tutto quanto oggi chiamiamo vintage. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe the wonder to fulfills for the memory of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into heaven. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in the stream. She might be what she may seem inside her shell. She may be the one that cannot hold
e veniamo al decennio 80. Qui ci sono buche importanti, nuvole di tulle e maniche rococò. A volte quasi ci ricordano dolci e soffici spumiglie, eccessivi, colorati e casual. I ricci la fanno da padrone e sono tenuti in piega da quintali di lacca, tanto da sfidare il buco nell'ozono. In ogni dettaglio c'è un'opulenza mai vista. Prende così piede lo stile new romantic. Ecco voi gli anni 80. Grazie.
bravissimi le nostre modelle degli anni 80. Vogliono ancora un applauso per quello che non si spostano, eh? Non so. Passiamo agli anni 90. Negli anni 90 stop agli eccessi. Le linee tornano a disegnare eleganza a stile principesco. Forse i matrimoni delle blasonate case reali d'Europa suggeriscono lo sfarzo regale. Strascichi, code importanti, veli, pizzi chantilly e macramè, organze e crepe di seta. E dal bianco cangiante si preferisce il pallore tenue dell'avorio. Un decennio di trasformazione, dall'oversize ai precursori d'avanguardia, dal decostruttivismo. Grazie. Beh, ogni tanto qualche gaffe in diretta si fa. Al minimalismo. Buona visione. Come un girasole, girando a te, che se ne sono anche di non te. Molti stanchi.
cose che abbiamo in comune sono 4850. Mi conto da sempre da quando mi hai detto mamma, tu sei degli anni 60. Braccio del mare, gambe due piedi, due orecchie di un solo cervello, soltanto lo sguardo, ma non è più uguale, perché non è normale, non tu è troppo bello. Cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica d'alto volume, fin quanto lo stereo lo posso importare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo Leone, di Prince, di Police. Mettiamoci qui prima di addormentarci, è un sorriso che non deve essere mio, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli. Grazie alle nostre splendide ragazze, accompagniamo gli anni 90 e siamo arrivati al decennio 2000-2010. Brave! Forza, facciamo ancora un applauso. Brave! Brave! Il nuovo millennio è estroso, colorato e spiritoso. Vi sono rouge e cappelli, a ciascuno il suo. Gli anni zero hanno rivoluzionato il mondo e il nostro modo di vivere, dalla scienza alla tecnologia, da internet allo sport. Si predilige l'opzione no velo, sostituito da tiare e fiori freschi. Applicazioni, dettagli e trame sono sempre più lussuosamente in auge. E si scopre che anche dopo il giorno delle nozze si può festeggiare non solo le nozze di diamante per i 75 anni, ma anche le nozze di cotone per il primo anno e tutte quelle intermedie naturalmente. Ecco a voi il decennio 2000-2010. Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa
Smagrisce perché quello bianco non mi appartiene più. Grazie alle ragazze. Qualche gaffe la posso fare lo stesso ancora. Le storte no, però. Allora, stiamo per avvicinarci verso la fine e arriviamo all'oggi. Il romanticismo non passa mai di moda, anzi è il leitmotiv che segna sempre un giorno così importante. Ma nell'oggi ancora non ci siamo e darne un'immagine di riflesso non è possibile. Quindi godiamoci questo momento ed ammiriamo i nostri ragazzi.
sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could slice hard. Lo sposo per le altre, allora ero un po' invidiosa. Visto che l'inizio di questa serata Sergio sottolineava che non è stata fatta per guardare i vestiti, che tra l'altro penso siano stati comunque un bel vedere, no? Ma un modo per ringraziare i nostri nonni di esserci. E un applauso ai nostri nonni innanzitutto. Che sono una ricchezza e una fortuna per tutti. Volevamo fare un regalo a tutti i nonni anche presenti attraverso le figure più tenere che abbiamo, che sono i bambini e i nostri nipotini, no? Nostri o vostri. Quindi con Francesca, che adesso arriva. Volevamo dirvi il nostro grazie, perché siete una forza nella nostra comunità e credo poi alla fine vi presenterò tutte le persone che hanno lavorato a questa festa. Però così il bello di tutta questa cosa, di costruire questa sfilata, è stata l'occasione di incontrare tante persone, di vedere tanti occhi lucidi quando guardavano le fotografie del matrimonio, perché comunque è un ricordo che è importante. E attraverso questo momento possiamo costruire la nostra comunità. Quindi grazie nonni da parte di tutti noi e sentiamo Francesca. Potete anche I nonni giocano con i bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni. I nonni prendono per mano il futuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori. Passano il tempo coltivando fiori, regano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare, perché senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire qual è la strada per non soffrire. I nonni viaggiano in bicicletta e si ritrovano per un caffè, fanno la spesa senza tanta fretta. Nel seggiolino ci sei proprio te.
brava Francesca, grazie. Grazie Francesca. Allora, un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa serata. Un caloroso ringraziamento anche ai tecnici audio e luci che hanno reso possibile il service di questa serata. Un applauso anche per loro, dai! Oh. Grazie! E per finire non possiamo dimenticare l'ideatore, l'anima, lo spirito che ha inventato tutta questa manifestazione. E quindi chiamerei il signore Edoardo Rossi, presidente dell'Associazione Anziani di Gussago, a venire a condividere con noi questo momento di gioia. Edo! Cosa vuoi che dica? Ma io direi che dopo una serata così meravigliosa, a tratti anche emozionante, l'unica cosa che rimane da dire è un grandissimo grazie a tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa serata e soprattutto un grazie al pubblico per aver gradito e condiviso insieme a noi l'emozione di questa serata. Grazie. E allora io mi permetto e vorrei far uscire tutte le persone che dietro le quinte, perché sembra che un'ora di sfilata ma sono 3 mesi di lavoro, quindi ringrazierei innanzitutto Laura, Terry, Cinzia, Zubì, che sono Zubini Fiori, e hanno fatto questi meravigliosi bouquet che, non so, potete guardarli, sono uno diverso dall'altro. Hanno guardato tutte le foto che abbiamo fatto gli sposi per fare questi bellissimi bouquet. Questa meravigliosa scalinata, che è l'Officina del Fiore. Vediamo se Angela e Romina ci sono, comunque li ringraziamo di cuore. Viene quasi voglia di risposarsi, eccola qui la Romina. Se qualcuno vuole sposarsi, io la cedo il posto. Ringraziamo anche Fausto di Vivai Loda per tutte le piante che addobbano questa scalinata. Foto Francia Corta, dove si possono trovare anche le foto della serata se a qualcuno interessa. Gussago News. I bouquet li regaliamo al pubblico, andiamo a prendere le spose e li vanno a portare. Ah, ok, facciamo il lancio del bouquet e chi lo prende si sposa. Ah, scherzo, ero già carica. Poi volevo, scusate, ma queste persone meritano un momento di silenzio, perché innanzitutto volevo ringraziare Chiara che mi ha supportato, quasi tra un po' si separa dal marito per colpa mia, quindi dopo una sfilata, eccola qua, tra parrucchiere e truccatrici non ne può più. Poi Lara, brava mamma, che ci hanno sostenuto anche nei momenti un pochino più critici. Franca, che sa a memoria tutti gli abiti e anche i numeri con cui dovevano uscire. Vorrei ringraziare Elena, che è tra l'altro la ragazza per la quale, come dire, ho suggerito di fare questa sfilata, ma che stasera non c'è perché è un viaggio e avendola spostata purtroppo non c'è, e che ha fatto tutto il lavoro di prendere le fotografie, scannerizzarle, metterle in sequenza. Quindi le mando un bacio e poi... Poi ricordatemi se ci sono tutte le signore, la Terry, che ci ha aiutato a sistemare i vestiti, a stirare. La nonna Franca, che ci ha stirato tutti i vestiti, quasi tutti, quelli più terribili, perché se li avessi stirati io non sarebbero qua. Poi vorrei ringraziare le signore appoggiate alle balaustre, Luciana, Monia,
penso anche voi, Denise, Petra, che ci hanno reso molto più belle, le parrucchiere, vorrei ringraziare OK Capelli che con Luisa è dalle 9 di stamattina che sta facendo acconciature, credo. Brava Luisa! Eccola qua, è ancora sopravvissuta, quindi grazie di cuore. La signora Lucia, Elena, Fabiana, Elena parrucchiera. Ho dimenticato qualcuno? Non me ne vogliate se ho dimenticato qualcuno?